Ben ritrovati in questo nuovo video, carissimi amici. Andiamo avanti a guardare le nostre monete, le monete italiane, e oggi guardiamo la serie annuale, la divisionale ufficiale dell'Italia del 2013. Come tema abbiamo il 150° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio. Questa divisionale ha avuto veramente grandissimo successo perché è stata molto richiesta nel 2013 ed è stata venduta veramente molto bene. Oggi infatti in tantissimi negozi di numismatica non è più disponibile, si trova ogni tanto in qualche negozio, in qualche fiera, ma comunque non è più disponibile, diciamo, come tante altre divisionali. Per quanto riguarda questa divisionale, abbiamo un'emissione con confezione e coin card all'interno, ed abbiamo ben 10 monete all'interno, fate attenzione. Ovviamente divisionale in fior di conio, cioè serie di monete in fior di conio, ma abbiamo il set completo da 1 centesimo fino a 2 euro, poi abbiamo il 2 euro commemorativo di Giuseppe Verdi, fate attenzione, e il 5 euro in argento, che è anche il tema, diciamo, della divisionale, che dà anche il tema alla divisionale, che è il 150° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio. Questa è la parte frontale della confezione, come potete notare veramente molto molto bella, guardate quanto è bella questa confezione. In alto, come sempre, abbiamo Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, perciò è un'emissione ufficiale della nostra zecca, facciamo attenzione. Qui la scritta Gabriele D'Annunzio, 1863 l'anno della nascita, 2013 il conio di quest'anno, fate attenzione, e qui abbiamo una serie di monete a corso legale, come dicevo sono in fior di conio. IPZS, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il vecchio logo della nostra zecca in questa posizione qui. Andiamo a guardare il rovescio della confezione, dove abbiamo, diciamo, tutti i dettagli tecnici di tutte le monete. Ovviamente a noi interessa quello in 5 euro in argento, ma comunque qui si può notare che abbiamo tutta la serie da 1 centesimo fino a 2 euro, in più abbiamo un altro 2 euro commemorativo e in più abbiamo 5 euro in argento. Per quanto riguarda il 5 euro, vi do subito i dettagli tecnici che poi andiamo a guardare la coin card all'interno. Abbiamo come valore facciale 5 euro, argento 925, peso 18 grammi, diametro 32 mm, bordo zigrinatura spessa continua. Per quanto riguarda l'autore, che qui non c'è scritto, è Luca De Simoni, facciamo attenzione. Andiamo a guardare l'interno, ovviamente chiusura magnetica, scatta ancora molto bene. Qui abbiamo la nostra coin card con tutte le monete, guardate sono veramente tantissime monete. Diamo un'occhiata rapida alla confezione, perché abbiamo in questa posizione qui sul lato destro all'interno della confezione tutti i dettagli tecnici in inglese in questo caso. Poi qui abbiamo, come vi ho detto, il tema della moneta, 150° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio, un po' di descrizione in italiano per quanto riguarda questo tema, cioè il tema della divisionale e la moneta, e poi abbiamo le descrizioni in inglese in basso, italiano in alto, in inglese in basso, e qui abbiamo sempre il tema della moneta. 1863-2013, guardate quanta bella la confezione, qui facciamo attenzione perché non c'è il magnete, diciamo una scheda, un'etichetta, ma è stato inserito in mezzo a due cartoncini, cioè è proprio in mezzo qui, non c'è l'etichetta, questa è una stampa praticamente che è anche il dritto della moneta. Veramente fatta molto bene questa confezione, questa emissione, a me piace veramente tantissimo, veramente molto molto bella. Per quanto riguarda la nostra coin card, guardate, abbiamo ben 10 monete, qui troviamo 2013 col tricolore, Gabriele D'Annunzio a sinistra, 1863-2013, abbiamo il set completo da 1 centesimo fino a 2 euro, fate attenzione, poi abbiamo il 2 euro commemorativo in questa posizione qui, abbiamo 5 euro in argento in mezzo, diciamo, guardate veramente tantissime monete. Per quanto riguarda il 5 euro, il dritto della moneta, andiamo a guardarlo più da vicino, lo visioniamo insieme. Brilla veramente tantissimo, le monete, vi ricordo, sono in fior di conio. Diamo più che altro un'occhiata rapida a tutto il set, già che ci siamo, così guardiamo più che altro il conio 2013. Le monete sono tutte belle, guardate, 1, 2, 5 centesimi, il 10, il 20, il 50 centesimi. Come vi ho detto, le monete sono ancora molto belle, si vede molto bene il conio, la lettera R della zecca di Roma, che si trova in questa posizione qui, il monogramma RI, si vede molto bene. Poi abbiamo l'euro in questa posizione, guardate la lettera R della zecca di Roma, il conio 2013, poi abbiamo il 2 euro Dante, il 2 euro per la circolazione, e in più abbiamo il 2 euro commemorativo di Giuseppe Verdi, si vede molto molto bene. Ovviamente la tiratura del 2 euro commemorativo è molto alta, non confondiamo mai le tirature,
dei set o del 2 accumulativo con quelle del 5 aro in argento, perché sono due cose completamente diverse, ne facciamo attenzione. Questo è il 5 aro in argento, che è veramente molto molto bello. Come potete notare, troviamo sul dritto della moneta busto di tre quarti che guarda a destra di Gabriele D'Annunzio, in questa posizione qui. Nel giro ad arco la scritta Repubblica Italiana, in questa posizione, e qui in basso abbiamo l'autore L. De Simoni. Si vede molto poco, ma vi posso garantire che c'è. Eccolo qua, in questa posizione qui, Luca De Simoni. Comunque sia, se avete una lente di ingrandimento a casa e avete la divisionale, potete comunque guardarla. Andiamo a guardare insieme il rovescio, che devo dire che questa moneta qui è veramente spettacolare. Io ho visto anche la versione fondo specchio e sono rimasto veramente colpito. Qui abbiamo tutti i facciali, tutti i valori nominali, da un centesimo fino a 2 euro. Poi abbiamo il 2 euro commemorativo, il valore facciale in questa posizione qui. E qui troviamo 5 euro in argento. E guardate quanto è bella questa moneta, veramente eccezionale. Guardate il disegno, cioè come cosa hanno fatto nel centro della moneta, veramente stupenda. Per quanto riguarda il rovescio, fate attenzione, troviamo la polena della nave Puglia collocata al Vittoriale. Fate attenzione che si trova a Gardone Riviera, a Brescia, è vicino a casa mia. Praticamente sono già andato a vedere il Vittoriale, e ve lo consiglio, se non siete mai andati a guardare il Vittoriale, vi consiglio di andare a vedere, perché è veramente una cosa stupenda. Poi abbiamo dietro rami di alloro, in questa posizione qui si vedono molto bene, fate attenzione. In alto la frase "Io ho quel che ho donato", fate attenzione, la frase la troviamo in questa posizione qui. 1863, l'anno della nascita, 2013 il conio. Poi troviamo il valore facciale 5 euro, che è stato diviso sinistra e destra, la lettera della zecca di Roma in questa posizione qui, e la scritta Gabriele D'Annunzio ad arco in questa cornicetta, come potete notare in basso. Guardate quanto è bella questa moneta, e parliamo di una moneta in fior di conio, ne facciamo attenzione. Guardiamo un attimo il bordo, che è zigrinatura spessa continua, si vede molto bene. Comunque sia, moneta veramente eccezionale. Per quanto riguarda la tiratura, facciamo attenzione, perché la tiratura di questa divisionale di 19.000 pezzi, e comunque, come vi ho detto, ha avuto veramente un grandissimo successo. Cosa c'è da dire altro? Che in questo periodo, purtroppo, questa divisionale non è molto facile da trovare, perché in molti negozi di numismatica non si trova più. Si trova ogni tanto in qualche fiera, o magari se andate a fare qualche ricerca su internet, ma comunque in tanti negozi a numismatica non è più disponibile. Tiratura 19.000 pezzi di tutta la divisionale, prezzo di emissione dalla zecca 55 euro, ma non è più disponibile ormai nella nostra zecca. Per quanto riguarda negli negozi di numismatica o nelle fiere, se la trovate, lo trovate tra i 70 e i 75 euro. Questo è il prezzo, insomma, di mercato in questo momento qui. Cosa c'è da dire altro? C'è da dire che è una divisionale veramente eccezionale. Più che altro la moneta che c'è all'interno, poi fate attenzione, si trova solo, purtroppo, ripeto, solo in questa divisionale qui. Non esiste sfusa come gli altri 5 euro in argento. Bene, per oggi è tutto. Ditemi se qualcuno di voi ha questa bellissima divisionale, se a qualcuno di voi piace questa serie annuale, vorrebbe inserire la propria collezione. E niente, io vi ringrazio, vi saluto come sempre, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.